Merdacce, credevate che me ne fossi scordato per quest'anno, eh? No, 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 no. Ragazzi, non me ne scorderò, sì, lo so, guardo completamente in culo, dovrei guardare in qua e non in qua, però sto guardando il mio riflesso, signori, perché sono bellissimo e anche voi siete bellissimi. Dovete vedervi allo specchio e vedere quanto siete belli. E insomma, no, devo cercare di guardare qua dentro. No, allora ragazzi, il video estivo nel bagno, sì, forse ci sarà un po' di casino perché c'è l'aspiratore acceso. C'è l'aspiratore acceso, ragazzi, sì, ho deciso di convertirmi. No, niente, com'è stato questo bagno quest'estate? No, c'è stato un po' di caldino, c'è stato un po' di caldo, però ora che finalmente è piovuto la situazione si è un attimino ristabilita. E insomma, questo bagno si sta riadattando all'ambiente, cioè come il pianeta cambia, questo l'ecosistema di questo bagno si adatta a sua volta. Avete presente il discorso del non è la specie più intelligente che sopravvive, ma quella non, la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adatta di più all'ambiente. Ecco, questo bagno sopravviverà, perché questo bagno vedo che pian piano si sta adattando all'ambiente circostante. E nulla, ho fatto una doccia. Ho fatto una doccia perché da quando mi sono preso il Covid e sono guarito, mi sono rimasto un po' dei masugli, però, tipo è stata tosse completamente a caso, però da quando io e mio padre abbiamo avuto il Covid ci siamo accorti non solo che abbiamo, cioè non ci siamo accorti, ci siamo ricordati, non solo che abbiamo una doccia, ma che addirittura anche altri membri della famiglia possono utilizzarla, cioè per 12 anni nessuno, a parte una creatura che mi fa schifo definire membro della famiglia, è venuta a vivere da noi. E da quel punto la doccia è diventata territorio suo, perché tipo tipo a cane, tipo ci ho pisciato dentro, quindi è territorio mio. Manca soltanto che ci scriva il suo nome col sangue sul muro per dire è mia. Però da quando ci siamo presi il Covid ci siamo accorti che anche altri membri della famiglia possono usare la doccia, perché abbiamo due bagni, di cui uno con una doccia, e le cose sono fatte per utilizzarle. Quindi, è bello farsi una doccia invece che un bagno, perché, come già detto, come è ovvio, sprechi meno acqua, ci metti meno tempo. E soprattutto ho constatato che facendo la doccia invece che il bagno esco molto meno stanco, perché il bagno sì è rilassante, ma prosciuga tutta la mia forza vitale. Ora, penso di potermi togliere anche questo, perché i miei capelli li lascio asciugare a secco. Non so quando sia stata l'ultima volta che ho usato un phon, ragazzi. Cioè, se mi chiedete quando è stata l'ultima volta che ho utilizzato un phon nella mia vita, non ne ho un cazzo idea. E nulla, anche quest'estate il video estivo nel bagno, sì. Cazzo, singhiozzo. E nulla, nulla. Devo fare attenzione a non liccare troppe cose, perché sì, ho l'accappatoio, ma sono nudo come un verme sotto. Quindi spero che non si vedano cose strane, a parte l'inquadratura. Bene, in fase di editing rivedrà questo video 46 volte per assicurarsi che non si vedano cazzi. Però ciao. Sarà inquietante quando il riflesso, non questo qui, ma questo qui, cioè non questo qui, non questo qui, ma questo qui si muoverà in maniera differente. Questo. E nulla, ragazzi, la finiamo con questo Mega Inception. La finiamo con questo Mega Inception. E niente, niente. Tutto qua.